Buongiorno, sono lo chef Stefano De Gregorio e oggi vi preparerò un hamburger di lenticchie. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di lenticchie dell'altopiano di col fiorito sapore dintorni Conad, 2 patate lessate con la buccia, insalata, 16 pomodori datterini, una rapa rossa, 4 panini, 100 g di pane grattugiato, un peperoncino rosso, olio extravergine di oliva Umbria Colli Martani DOP sapori dintorni Conad, una cipolla rossa di Tropea, 3 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di aceto balsamico di Modena IGP, sale quanto basta e per la cottura delle lenticchie sedano carote, scalogni e rosmarino. Iniziamo dalla cottura delle lenticchie. Quindi vado a preparare una base con sedano, carote, scalogno e del rosmarino. Quindi sbucciamo le carote, lo stesso con lo scalogno. Ovviamente io le lenticchie le ho già sciacquate per ragioni di tempo e lo stesso col sedano. Inseriamo il tutto nella pentola con l'acqua, mettiamo del sale e ovviamente le lenticchie che ho già sciacquato. Le faremo cuocere per una trentina di minuti. Nel frattempo andiamo avanti con il resto delle preparazioni. Quindi prendo la cipolla rossa, la pulisco e andremo a farla caramellare in padella con dello zucchero e aceto balsamico. Quindi la tagliamo piuttosto grossolana. Inseriamo un filo d'olio in padella. La inseriamo in padella. Vado ad aggiungere dello zucchero e dell'aceto balsamico. A questo punto prepariamo una salsa di datterini un po' piccante con del peperoncino. Quindi tiriamo via la punta del peperoncino, che è la parte più piccante, e i semi, che sono la parte più forte. Peperoncino a gusto, ovviamente, a piacimento. Quindi peperoncino, datterini. Inseriamo tutto nel bicchiere del mixer insieme dell'olio. Un pizzico di sale. E iniziamo a frullare. Otteniamo una salsa piuttosto liquida che andiamo a passare a un colino. Ci aiutiamo con un cucchiaio a far scendere il composto e la teniamo da parte. Iniziamo a preparare l'hamburger. Per ragioni di tempo, ovviamente, abbiamo già cotto le patate e le lenticchie. Quindi sbucciamo le patate. La patata ci aiuterà anche a tenere insieme l'hamburger quando poi andremo a cuocerlo. Inseriamo le lenticchie. Quindi per il nostro piatto più che sufficiente. Iniziamo a schiacciare. Mettiamo del sale. Lasciamo riposare per una decina di minuti l'impasto. Nel frattempo puliamo la rapa. Togliamo via il pezzettino sotto. Nel nostro caso ce ne servirà poca perché facciamo soltanto un paio di panini, la sbucciamo. E tagliamo delle fette molto sottili. Potete farlo anche con una mandolina se volete. A questo punto possiamo iniziare a preparare l'hamburger. Quindi vado a prendere il mio impasto, un piatto, controllo la cipolla che è giunta a cottura, la togliamo dal fuoco. Io la lascio tendenzialmente un po' più croccante perché mi piace un po' di più, però se volete può essere cotta per più tempo. Inizio a preparare la padella per l'hamburger, quindi la scaldiamo per bene, inserisco del pan grattato all'interno dell'impasto. Questo servirà ovviamente per tenerlo il più asciutto possibile.
A questo punto potete fare o degli hamburger con l'aiuto di un coppapasta, oppure farli anche a mano come fossero delle polpette un po' più grandi. Scaldo bene la padella, inseriamo un filo d'olio, nel frattempo andiamo a formare l'hamburger. Non andrà cotto molto perché comunque tutti gli ingredienti sono già cotti precedentemente. Teniamo da parte. Iniziamo a cuocere. Se volete può essere fatto in forno a 200 gradi per 10-15 minuti. Facciamo fare un po' di crosticina. Chiudiamo anche il secondo. Finiamo la cottura. Iniziamo a tagliare il pane. Ne farò due. Quindi coltello a sega. Prendiamo i nostri ingredienti, quindi il nostro salsa di datterini. Iniziamo con mettere un po' di salsa sul fondo del panino. L'hamburger. Prendo il piatto. Vado ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi un po' di insalata, la rapa rossa che abbiamo tagliato, la cipolla caramellata, ancora un po' di salsa datterini, giusto una punta d'olio. E il piatto è pronto. Buon appetito!